Sport 24 e ti volevo chiedere, prima di parlare, parliamo abbondantemente di Foggia, ecco, io volevo chiederti, tu come ragazzo, come giocatore di calcio, se ci vuoi dire due parole su quello che è successo con me, che in fondo voi siete delle persone che condividete non solo la professione, insomma, ma anche la passione per questo gioco, ed è chiaro che quando succedono fatti come sono successe domenica, in particolar modo a voi ragazze, a voi giocatori, toccano particolarmente. Con la tua assoluta sincerità, se vuoi dirci due parole. Sì, è un fatto che ti tocca particolarmente, soprattutto perché è un ragazzo che è un collega, fa il tuo stesso lavoro e quindi lo senti più vicino, perché poi è una cosa che capita, è una cosa brutta che può capitare e capita a molte altre persone, però quando senti una notizia del genere che riguarda un collega ti segna ancora di più. E è stata una giornata particolare quella di domenica, triste, è stata la decisione giusta, è stata quella di rinviare le partite, perché come è stato fatto in passato, in questi momenti è giusto che l'organizzazione si fermi per dare tributo a questo ragazzo. Ok, grazie, veniamo al Foggia. Partiamo dal Foggia, c'è stata adesso questa sosta forzata con l'Empoli, però diciamo precedenza, girone di ritorno straordinario, 5 vittorie in 7 partite e una delle due sconfitte come in Pescara, praticamente due in campo, tutto si meritava meno che una sconfitta, quindi un rendimento decisamente diverso rispetto a quello con cui avevate chiuso il 2017. Ecco, secondo te, a tuo giudizio, qual è la chiave di questo sommercato? No, sicuramente tutti i ragazzi nuovi che sono arrivati hanno dato esperienza, qualità e sono stati giocatori importanti. Secondo me la vera svolta è stata poco prima della pausa, quando c'è stato il pareggio in casa alla fine col Venezia, poi la vittoria a Salerno. Poi con Frosinone c'è stata la sconfitta, è stata fatta un'ottima partita, col Pescara uguale, e poi i risultati si sono visti, che si è vista una squadra che era cambiata e che infatti ha portato a casa risultati importanti e che ci ha consentito poi di salire in classifica. Senti, dal tuo punto di vista, almeno quello che il mister ci aveva detto, avessi probabilmente giocato, comunque c'era un ballottaggio tra te e Rame per sostituire Greco, cioè lui se ci diceva domenica ragazzi a 10 giorni ma si allena con noi. Ecco, ti volevo chiedere quali sono le tue condizioni, tu hai avuto questo infortunio, ti sei fermato dopo il Pescara, diciamo prima dell'Entella e dall'epoca non sei tornato. Quali sono le tue condizioni adesso, come ti senti e se questi giorni in più forse possono aiutarti a ritrovare ancora meglio la tua condizione? Come stai? Sì, sicuramente quello. Sono stato fermo completamente per 30 giorni, quindi poi c'è stata la settimana con Novara, l'infrasettimanale, che mi è servita un po' per allenandomi con la squadra al 100% per riprendere la condizione. Adesso mi sento bene e quindi sono a disposizione al 100% dell'allenatore, poi sarà lui a fare le scelte. L'ultima per quello che mi riguarda, 19 presenze mi pare, 17 da titolare, un gol, sì. Oltre 1500 minuti in campo, se non ho letto male, al momento ad oggi la valutazione che dai della tua stagione? No, sento che comunque ho dato sempre il massimo e ho aiutato la squadra. Sicuramente quello che dà fastidio è stato l'infortunio, però sono cose che capitano nel nostro lavoro, quindi la stagione continua e bisogna tornare sui livelli che si avevano prima dell'infortunio, e perché c'è bisogno di tutti e quindi sia che si gioca che non si gioca si dà comunque una mano anche durante gli allenamenti. Ciao Antonio Di Donna della Gazzetta dello Sport. Esattamente qual era l'entità del tuo infortunio? Cioè tu di cosa hai sofferto?
è avuto uno stiramento al tutore, uno stiramento di secondo grado, quindi ci ha voluto un po' più di tempo di uno stiramento normale. Ok. Dall'esterno hai assistito al gruppo che continuava a plasmarsi anche in virtù dei risultati che arrivavano. Che impressione ti fa in questo momento il Foggia? No, si è visto proprio che dall'esterno sono le partite, perché poi anche se non lavoravo con la squadra, però nello spogliatoio c'ero, gli allenamenti li vedevo comunque, e c'era unione, c'era qualità, c'era forza di volontà, e abbiamo trovato forse la giusta identità della nostra squadra, e infatti i risultati si sono visti e speriamo di continuare, stia lavorando per quello. Si torna in campo contro il Perugia dopo una settimana che comunque sarà stata particolare anche per quello che, come dicevi giustamente poc'anzi, da collega di Astori hai vissuto. Che partita ti aspetti, che tipo di partita sarà, e se secondo te inciderà anche il fatto di non essere scesi in campo per così tanti giorni prima di Perugia? Grazie. Come tutte le partite in Serie B, ormai lo sappiamo, non c'è, sono tutte complicate, sono tutte partite difficili, sono tutti avversari importanti, con giocatori importanti per la categoria, e in questa categoria o si scende in campo tutti al 100% per portarla a casa, se no sono tutte partite difficili. Poi sì, è vero che non si è giocato, però comunque ci si allena, appunto, si dà la continuità in allenamento per annullare questa mancanza della partita. Poi anche per loro un'altra settimana particolare, perché se non sbaglio giocano oggi loro, e due partite di fila non hanno fatto, quindi non influirà molto questo, penso. Ciao, buonasera, Raffaele Fiore, la Gazzetta del Mezzogiorno. Che opinioni hai del Perugia come squadra, che ha cambiato poi allenatore nel corso della stagione? Fu la prima vittoria interna per voi all'andata, e si è dovuta fermare anche il Perugia per le gare rinviate, però insieme all'Empoli proprio e anche al Foggia è una delle più in forma del girone di ritorno. Esatto, il Perugia era partito fortissimo, poi ha avuto un calo, forse proprio dalla partita contro di noi è iniziato, o poco prima. Ha cambiato allenatore, poi ha iniziato a ritrovare il ritmo, a ritrovare la qualità, e infatti hanno portato a casa tanti risultati, e adesso appunto sono una delle più in forma del campionato, una squadra importante e sarà dura. Si stanno schierando come poi col 3-5-2, e poi hanno acquistato nelle ultime settimane anche Diamanti, insomma, che ha giocato in nazionale, che ne pensi? Diamanti non c'è bisogno di presentarlo, vediamo, penso che influirà tanto per lui la condizione, perché comunque pur allenando, penso, immagino che si sia sempre allenato anche non avendo squadra, però è una cosa allenarsi da soli, è una cosa allenarsi con una squadra, avere ritmo partito. Penso che se trova la forma sarà un giocatore determinante per loro. Senti, l'anno scorso siete andati fortissimo in casa e fuori, soprattutto da metà dicembre in poi. Quest'anno il Foggia vola soprattutto in trasferta e si sta preparando per un'altra partita esterna. Tu che chiave di lettura dai di questo rendimento esterno così positivo rispetto un po' anche alle difficoltà invece maggiori incontrate in casa? C'erano state difficoltà in casa, ma erano soprattutto per i risultati e non per le prestazioni. Ultimamente invece anche con i risultati in casa siamo riusciti a portare a casa punti importanti, e in teoria non dovrebbe esserci differenza, bisogna riuscire a togliere le differenze tra giocare in casa e giocare in trasferta, bisogna avere un'identità e giocare sempre allo stesso modo, e questo poi ti può portare appunto a fare partite più importanti e vincerne il più possibile. Ma finora aver vinto così tanto in più fuori può essere dovuto a qualcosa in particolare, un aspetto psicologico o il modo anche delle squadre avversarie di schierarsi, di affrontarsi? Può essere anche quello, magari in trasferta le squadre sono meno chiuse perché appunto loro giocano in casa, devono spingere, e riusciamo a trovare magari maggiore spazio, mentre in casa magari le squadre si chiudono di più.
però come ho detto bisogna lavorare per fare prestazioni uguali sia in casa che in trasferta. Senti, è una classifica molto precaria, diciamo, perché ci sono tanti recuperi da disputarsi, però siete a metà al momento. Dovete guardarvi ovviamente alle spalle, però potete guardare anche un po' davanti. Tu che ne pensi? Che momento è per il campionato del Foggia in chiave classifica? Soprattutto in Serie B bisogna pensare partita per partita e noi pensiamo a raggiungere il prima possibile salvezza perché vedi, per perdere due partite ti ritrovi in zona di retrocessione oppure come abbiamo fatto noi, ne abbiamo vinte quattro di fila e ci siamo saliti velocemente. Quindi è importante raggiungere prima la quota dei 50 punti e poi quello che viene è tutto di guadagnato. Senti, per chiudere, per quanto mi riguarda, volevo chiederti due cose veloci. La prima, se da play cambia qualcosa nel 3-5-2, c'è qualche dettaglio diverso rispetto al farlo nel 4-3-3? E la seconda, tornando alla tragedia che ha colpito Astori e la Fiorentina, se tu, insomma, essendo anche di quella terra, della provincia di Bergamo, se ti ha toccato maggiormente, diciamo, anche per questo motivo. Allora, per quanto riguarda il fatto del 3-5-2 giocare play, non è molto differente perché comunque il centrocampo è comunque un centrocampo a 3, se giochi 4-3-3 o 3-5-2. Hai solo gli esterni che fanno tutta la fascia, e quindi, però la dinamica del centrocampo sono molto molto simili. Per quanto riguarda comunque la tragedia di Astori, sì, era di Bergamo, ma ripeto, colpisce soprattutto in quanto è un collega, può essere come l'età di tuo compagno di squadra, la tua età, e ti colpisce soprattutto per quello. Sono Mimmo di Conza di Sharing TV. La fiducia che stroppa nei tuoi confronti è una fiducia dettata dalla tua umiltà e dalla tua determinazione, dalla tua voglia di scendere in campo a beneficio della squadra prima che a beneficio di te stesso. Questa è anche la chiave di volta rispetto al fatto che tiri meno spesso di quanto sei capace di fare, visto che, diciamo, quando tiri in porta sei sempre pericoloso. So che me lo dicono spesso che dovrei calciare di più, perché tante volte magari mi trovo in situazioni adeguate, ma o faccio un'altra giocata, mentre poi rivedendomi riconosco anche io che sbaglio e dovrei calciare di più. Poi la fiducia dell'allenatore arriva magari perché è sempre al 100% e vede che magari o non si molla mai, si aiuta sempre il compagno, si corre fino alla fine e te la guadagni in quel modo. Il Foggia ha solo il Cittadella davanti per quanto riguarda le vittorie esterne. La mentalità di giocare in maniera offensiva queste partite, dettata molte volte da dei sacrifici particolari che voi siete chiamati a fare quando giocate in trasferta a centrocampo, oppure per voi è la stessa cosa? No, come ho detto prima, è la stessa cosa. La differenza può essere appunto che le squadre che ne affrontiamo in trasferta ti concedono più spazi perché tanto è proprio pubblico, vogliono attaccare, vogliono vincere, vogliono andare in vantaggio e magari ti concedono più spazi, però l'atteggiamento nostro non cambia. Quando giocate allo Zaccheria, allora sentite più del previsto questo magico elemento che è il dodicesimo uomo in campo. No, il pubblico ci ha sempre dato una mano e non è quello, anche perché come si è dimostrato, le prestazioni in casa comunque c'erano, venivano puniti per qualche episodio, però invece ultimamente al contrario abbiamo fatto punti e partite importanti anche in casa. Per cosa ti spaventa e cosa ti fa sentire fiducioso per sabato?
fiducioso perché comunque siamo in un momento importante di forma, stiamo lavorando bene, siamo sempre a ritmi alti e sappiamo che se noi facciamo le nostre cose con l'atteggiamento giusto facciamo una valida importante. Bisogna comunque sapere che davanti c'è un avversario importante che gioca in casa, che ha giocatori importanti, che quindi non sarà mai facile la partita.